Allora, l'ingegner Sposito, direttore centrale di EAV, questa azienda che in pratica è a capo della funivia da Castellammare al Faito, vogliamo chiedere proprio, come abbiamo fatto con gli altri, si riesce a coniugare fede e turismo? E cosa c'è da fare per far sì che questa coniugazione, questo incontro funzioni al meglio? Certamente si può coniugare mettendo insieme a fattore comune tutte le esperienze, no, che abbiamo. D'altra parte poi noi come EAV, diciamo, abbracciamo anche tanta fede, perché noi abbiamo la fermata, per esempio, a Madonna dell'Arco, abbiamo due fermate a Pompei, quindi voglio dire, con la funivia che sta fino all'abbazia di San Michele, quindi voglio dire, noi la fede la serviamo davvero, in occasione per esempio delle giornate di Pasqua a Madonna o delle suppliche a Pompei facciamo treni speciali e quant'altro. Poi abbiamo fatto questa bella cosa con Don Catello di trasportare l'immagine della Madonna Pellegrina di Pompei prima in treno e poi in funivia, e quindi abbiamo dato un segnale forte, diciamo, che ma in realtà la fede si coniuga con tutta la nostra vita quotidiana, quindi anche col lavoro e anche col nostro vivere quotidiano, appunto. E ricordiamo anche che EAV adegua spesso gli orari dei propri mezzi in virtù delle manifestazioni che ci sono sul Faito, siano esse d'ordine religioso come il Cammino dell'Angelo o il Faito Dog Festival o altre attività. Cerchiamo di fare al meglio il nostro servizio, quindi quando ci sono delle opportunità, quando possiamo offrire un servizio prolungato per far fronte alle esigenze dei pellegrini, come questa sera dove proseguiamo fino alle 22.30, dove abbiamo istituito le navette fino alle 22.30 e anche domani per il ritorno dei pellegrini, o anche in occasione del Doc Festival, che con noi è una collaborazione che risale ormai a qui 10-15 anni fa, quindi rientra nello spirito di servizio che abbiamo. Noi, come dire, siamo flessibili quando possiamo farlo, proprio per rispondere alle esigenze del territorio. È un nostro dovere, ma noi lo rendiamo un piacere, diciamo. Quindi grandi cose si prevedono per il Faito. Ringraziamo l'ingegner Sposito e gli facciamo i complimenti e in bocca al lupo per il suo futuro. Grazie sempre a voi del servizio, perché anche voi esplicitate un servizio, portate avanti un servizio, quindi ci fa piacere. Grazie. Grazie, buona serata.